Dopo più di 70 anni, la morte di Castiglioni racchiude un mistero. Stava tornando a casa, in Italia, per la via più difficile e in condizioni impossibili. Torno in uno dei luoghi a lui più cari e riapro il diario. Chissà se la risposta che cerco è tra queste pagine. A Milano mi sento sempre di passaggio. Pettegolezzi, gelosie, rancori, politica e ragioni di partito. È tutto un insieme che nausea e fa schifo. Ma la mia vita è altrove. Era un tipo molto solitario e silenzioso e con componenti di malinconia esistenziale. La sua storia come alpinista è una storia di vittorie. Questa ricerca di avventure, la sua voglia di esplorare, di muoversi, era in fondo questa, la soddisfazione di aver trovato la strada giusta, di averla inventata. In quel periodo l'unico limite accettato era la morte. Il conflitto mondiale è in corso da 3 anni e per l'Italia di Mussolini le cose non vanno bene. Ettore lascia le sue montagne e sale su un treno diretto ad Aosta. Hanno cominciato a fare questo lavoro di accompagnamento in Svizzera di clandestini. E certo è che stando a contatto con i profughi si può toccare con mano la gioia che si dà. Dare la libertà alla gente, aiutarli a fuggire, per me adesso è un motivo di vita. Se faceva qualcosa lo faceva in modo clandestino, quindi non scriveva niente. Doveva portare un messaggio, probabilmente gli avrebbe anche detto lasciami andare e lui non l'ha lasciato andare. Se lui era in missione per il CLN si trattava di una missione segreta. Mi fossi trovato nella sua situazione, cosa avrei fatto? Ma se mi tolgono la libertà io sono morto. È vero che lui aveva un'esagerata presunzione delle sue forze. Affrontare un'operazione di quel genere era un mezzo suicidio.